Mattia, dove stiamo andando? Allora, adesso stiamo andando verso l'Alpe di Monghidoro, okay, che è la vetta più alta che abbiamo all'interno appunto del nostro comune. Ok. Molto suggestivo. Siamo principalmente su un terreno, diciamo così, mediamente argilloso o comunque morbido. Ok. Bosco, quindi tantissimo faggio. Mm-hmm. E oggi entriamo in una porzione di faggio e una porzione di pineta, perché così bello, godiamo un po' di tutto. Bello. Abbiamo qui qualcuno che ci mostra il tricipite femorale, sembra in forma, un po' bianchino come poveretti tutti i ciclisti di sto mondo, ma questo è quello che passa al convento, prendiamo di questo. Siamo di fronte a Les Gate, no, non è vero, è una bella, è un bel anello, è la IETB, diciamo così, XCC, quindi cross country vero. Salite e discese senza mai un respiro, non esistono gli allunghi, esistono solo salite, discese, curve, controcurve, radici, sassi, però ci divertiremo. Cazzo. E se il sudore abbandonerà i miei occhiali, io vedrò anche qualcosa. TLC un po' su, un po' giù. Ah, ma quindi si suda con queste bike? Maledette, tirano fuori il meglio di te. Ma in realtà in salita parlavamo e lui mi ha detto che teneva in eco giusto per allenarsi anche un poco, quindi... La scusa che le bike non io sono allenanti. Stavo sentendo una merda, dico, cazzo Giovanni, provi ancora a allenarti, fai cagare, sei qui col fiatone, lui mi fa un filo. Maledetto. Tra l'altro non hai caldo. Eh? Non hai caldo. No, io sono vecchio, il caldo me lo tengo e non lo cedo a nessuno. Tieni lo spray. Perché quando poi hai freddo, il caldo non sai dove andarlo a prendere. Ah, bisogna tenere su il motore. Le calorie, ma bravo, cioè il motore va tenuto nel giusto range di temperatura. Motore. Il motore. Tipo come termico. Il motore va tenuto nel giusto range di temperatura. Ci vuole l'olio buono dentro. Oh, piano, piano. Perché se l'olio ti va sopra i 110, stasera, 130 stasera gradi. Stasera facciamo il pieno d'olio. Questi sono i nostri... amici di Bologna Montana che sono andati a pulire un sentiero nella parte alta. E forse è meglio se li lasciamo passare. No, li facciamo passare anche perché anche loro sono ignoranti come voi, quindi vi passano sopra e vi dicono cazzo, eravate in mezzo. Giusto. Giusto, giusto. Ciao. 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 Classico. Scusami. No, tranquillo, anch'io ero già giù. No, tiro qua, anch'io ero giù. Aspetta. Ok. Vamos. Comunque carissimi internos, queste bici si mangiano tutti gli ostacoli con queste gommone e queste sospensioni. Vai, vai, tranquilla.
Ho fatto la tua stessa fine prima. Tra l'altro, nota, avevo l'ammortizzatore ancora bloccato. Oh Cristo santo! Allora, qui sto tutto in traiettoria sulla destra. Ok. Possibile. Qua riporto tutto a destra e poi la chiudo più in alto possibile. Bravissima. Brava. È tremenda, le radici sono maledette. Questo bagnatino. Siamo tutte cucite a destra. Tutte cucite a destra. Bravissima. Tutte cucite a destra. Destra, 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 destra. Ti ho dato un fiato, via. Bomba. Ok. Ponte, attenzione. Spinta in uscita e si va. Oh, foglio stretto, manubrio largo. Passaggi in mezzo agli alberi, radici, attenzione. Baba via. E via. Ok? Sì, 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 sì. Bisogna aggredire ste rampette. Sì, sì, proprio cattivo. Esatto. Senza pietà. Gli sarà giù. In piedi. Discesa. Freni in mano. La stavo tagliando. Io perché te l'avevo detto, vai tranquillo, tutto dritto, ragazzi. No, ma è bello, bellissimo. Da ubriaco ti apposto. Che ti ubriachi. Esatto. Ora fai dritte. Comunque pazzesco pensare che basta entrare un minimo e trovi sti passaggi, sti giri. Già, hai ragione. Guarda, davvero bello. Abbiamo sempre goduto qui, perché in estate come clima stai di signore. Mi sembra che quasi al fresco. Stai fresco, se lo fai col cross country a collo dopo un giro che i forti ci mettevano nella versione estesa una quindicina di minuti, sei un uomo da buttare. Cesso. Bellissimo. Carta proprio da cesso. Però è veramente fatto. Bello. Invece spero che faccio una foto anch'io. Così è,
è bello bello. Meraviglioso direi. Purtroppo è una betaia che sta morendo, come stato degli alberi a terra. Adesso col progetto Bologna Montana Bike Area cercheremo di capire come intervenire e recuperare un po'. Ma il percorso l'avete fatto voi? Abbiamo fatto noi, penso, nel 2008. Aspetta che stanno... non stanno arrivando qui. Mi ero... messo con mia moglie. GPM, ora scendiamo in questo percorso dell'ex 6 ore dell'Alpe. Una gara endurance che facevano qui, in mezzo a tutti questi alberi, migliaia di alberi. Pensare che basta entrare così poco nell'entroterra per trovare questi paesaggi solo in Italia. Alberi tagliati, ferro di cavallo con contropendenza a scendere. Cosa facciamo? Sempre la stessa logica, ci portiamo larghi e cerchiamo il punto di corda giusto, che non vuol dire stringere a gomito subito contro l'albero, ma tenersi sempre un po' di margine, perché sennò l'albero ci arriva vicino, lui è stronzo, sta lì, non è fermo, neanche se lo picchi, è un maledetto di prima categoria, indifferente totale, indifferente. Quando si dice duro come un mulo, no? Ma sai che quella storia della scuola non è tanto sbagliata? Me la so... mi sto trovando un po' di quello che ho imparato mezz'ora fa. Thank you.
bello sprint. Discesona, scalino, mollo, via. Questa era brutta. Il volo, vai vai, escursione finita in mezzo al bosco, riportiamo le bici alla base, forse provo anche l'altro modello, vediamo, però lì nel pistino. Esperienza molto positiva, mi sono divertito un sacco, ogni metro, era un po' che non toccavo la mountain bike, forse 4 anni dall'ultima volta.